Eccoci, eccoci, come dice il nostro Ginuzzo. Allora, ragazzi, cosa faremo? Tanto per iniziare, vediamo una performance. Ma va, voi penserete, ma va. Ok, allora, mazzo di carte, mescoliamo. Questo è un gioco impromptu fattibile over, sempre. Ok, chiediamo a uno spettatore di... Gliela potremmo mostrare? No, gliela facciamo scegliere una carta. Ok, lo spettatore sceglie questa carta, la guarderà, K di cuori, e la perdiamo in un punto qualsiasi del mazzo, in questa maniera. Ora diremo che cosa, se la carta sua fosse per esempio un asso di fiori, lui ci dirà di no. Ok, lo mettiamo da parte. Tagliamo il mazzo e portiamo fuori una carta. Così. Ora, abbiamo detto non è l'asso di fiori. Nulla toglie che potrebbe essere la carta messa fuori. No, ancora un asso di fiori. Allora, vuol dire che la carta sua è già sul tavolo. Una routine semplice, semplicissima ragazzi, una semplice double lift che ci potrebbe risolvere una situazione quando arriva il classico amico che ci dice: dai, già lui faccio un gioco a volo, così non ti viene niente in mente. Abbiamo una routine come salva situazione. Ok, sono importanti le routine salva situazione, ricordatevelo. Vediamo nella costruzione, anche se è semplicissima. Usiamo le stesse carte. Quindi diciamo che lo spettatore sceglie una carta, K di cuori. Mentre la guarda, facciamo un break alla prima. Anzi, no, senza fare un break, non ha importanza. Ok, la mettiamo sopra e facciamo vedere di perderla. Tagliamo, facciamo un swing cut e manteniamo il break. E riportiamo sopra con un double undercut. Quindi abbiamo rimesso in cima le due carte. Facciamo ancora così, faccio in alto. Tagliamo e per lo spettatore abbiamo perso in un punto qualsiasi del mazzo la carta scelta. In realtà ce l'abbiamo in cima. Ora ritorniamo di torso perché la fase che segue è tutta di torso. Giriamo in double le prime due. Possiamo farlo con double turnover oppure molto semplicemente giriamo nella maniera classica, come preferite ragazzi, sempre come preferite, chiedendo. Un attimo, dovremmo stare così, chiedendo: è l'asso di fiori la tua carta? Lo spettatore ci dirà no, la torniamo di torso e la lasciamo così sul tavolo. Ora, nell'originale c'è immediatamente questo qua, ossia un swing cut e si porta avanti la carta. È vero, noi ci facciamo le menate da maghi, però passa inosservato che comunque stiamo spingendo fuori la seconda carta dalla cima. Ma se vogliamo evitare tutto questo, ancora una volta diciamo: guarda, tagliamo il mazzo e portiamo avanti una carta. Ragazzi, non ho fatto altro che fare quello che abbiamo fatto prima. Swing cut, break. Mezzo mazzo e mezzo mazzo sopra. E ancora una volta swing cut e porto fuori. Magari con tutte queste giostre diventa meno percettibile. Riproviamolo col dorso, con la carta dorso in alto. E portiamo fuori. O ancora meglio, pazzo miscuglio, swing cut e portiamo fuori. Posiamo, chiediamo allo spettatore: non era l'asso di fiori, che carta era? Gli chiediamo il nome, K di cuori, faremo un piccolo gesto magico, giriamo e sbalorditi diciamo: no, l'asso di fiori. Quindi il K di cuori sarà sempre stato sul tavolo. Questa è la routine, semplicissima ragazzi, sono le routine salva situazioni, ricordatelo, sono importantissime. Ciao!